il mese di luglio potenzia l'estate di Pesaro, capitale della cultura. Da oggi 1 luglio le aperture dei musei saranno garantite ogni giorno, comprese le aperture all'ora di pranzo. Un'offerta che si amplia anche con tour specifici alla scoperta dei luoghi simbolo della cultura pesarese, abbinata alla possibilità di ampliare lo sguardo fino a Gabicemare attraverso le navette gratuite che percorrono il Parco San Bartolo. Ma novità importanti, intanto nell'orario che va ad ampliarsi, coprendo tutto l'arco della giornata con almeno una struttura museale sempre aperta anche all'ora di pranzo, e o soprattutto anche in questo anno speciale di Capitale della Cultura, quindi con anche ancora più richiesta, specialmente nel periodo estivo, una sperimentazione che diciamo, se funzionerà potrà rimanere anche costante, cioè di fare in modo che ogni giorno ci sia, oltre che musei sempre aperti, compreso il lunedì e il martedì quando si alterneranno musei civici e Museo Nazionale Rossini, ma anche un'esperienza in più da vivere, quindi due tour, un tour capitale e un tour rossiniano, tour capitale che andrà per 5 giorni alla settimana e un tour rossiniano che andrà per 2 giorni alla settimana, tour prenotabili sempre con la card e che consentiranno di scoprire diversi luoghi non sempre aperti, non sempre visitabili e anche parti museali come il tour rossiniano che passa per il conservatorio, per la Casa Rossini, il Museo Nazionale Rossini e il tour capitale che abbraccia gioielli come la sinagoga ad esempio e i luoghi della cultura cittadina. In più abbiamo inserito anche all'interno di questo DEPIA, che verrà distribuito a tutti gli hotel, a tutte quelle che sono le strutture ricettive del nostro territorio, non solo, abbiamo inserito la navetta, perché la navetta questa è molto importante, è gratuita, ricordo che gira tutti i giorni, consentirà di collegare la città di Pesaro con Gabice, la possibilità di raggiungere quindi Santa Marina Alta, Fiumezzuola di Focara, Castel di Mezzo, la spiaggia della Vallugola, una navetta gratuita quindi che può essere utilizzata sia dai turisti sia dai tanti pesaresi che magari hanno voglia di andare alla Vallugola, però molto spesso è difficile trovare il parcheggio. I pesaresi devono sapere che c'è una navetta in grado di accompagnarli alla Vallugola gratuita, che parte dal mattino presto, ritorna il pomeriggio tardi, ma con una frequenza di un paio di ore. Quindi veramente un servizio importantissimo, stiamo puntando sempre di più sul turismo e questa è un'ulteriore opportunità che mettiamo appunto a disposizione dei turisti e anche dei tanti pesaresi che hanno voglia di visitare il nostro splendore.